Sì, allora, 3 minuti sui tempi. Allora, innanzitutto, allora, do il benvenuto a tutti. Siamo molto felici di avere Beppe Sala questa sera con noi. Il lavoro che sta facendo su Milano e per le primarie, per il futuro di questa città, ci appassiona moltissimo e noi con questo momento in zona 1 vogliamo comunicargli la nostra passione di tanti anni di tanto lavoro sul territorio, ognuno per i vari temi. La cosa più importante per iniziare che vorrei mettere in evidenza come la zona 1 non è solo il centro, in quanto il centro ci si va perché ci sono i negozi, perché c'è la cultura, perché c'è lo spettacolo, che sono cose bellissime, ma in Italia, ma nel centro di Milano c'è la gente che vive, che lavora, che ci viene a lavorare, che quotidianamente deve usufruire dei servizi, si deve muovere, deve far crescere i propri figli, deve organizzarsi una vita, avere delle assistenze per gli anziani, per i bambini. Quindi noi in questi anni di lavoro in Consiglio di Zona 1 abbiamo cercato di andare incontro a questo. Milano deve essere una importante perché il decentramento comincia proprio dal suo centro, in quanto nel centro ci sono delle attività peculiari che devono essere visti peculiarmente con la loro specificità. Quindi innanzitutto per quanto riguarda, vengo al mio tema, al tema della scuola e della formazione permanente. Noi ci stiamo molto a questo aspetto, perché formazione permanente vuol dire che a Milano, in centro e zona 1, ci sono necessità anche per l'educazione, ad esempio, di tanti stranieri che vengono a Milano e che hanno bisogno di essere formati. Ad esempio, proprio qui in questo CAM abbiamo organizzato da anni insieme alla comunità di San Cecilio una scuola di italiano la domenica per stranieri, la domenica in cui centinaia di persone vengono per imparare per accedere al primo step, per poter dialogare e colloquiare con la comunità in cui vivono, per avere poi un diploma CELI, che è il diploma che serve per ottenere tutte le certificazioni per la residenza, eccetera. Quindi questo è un primo esempio. Lavoriamo moltissimo anche per l'infanzia, per poter dare, ecco, questa è una cosa importante, dei servizi che siano anche, tengono conto del lavoro, della gente che lavora. Anche un nostro progetto che ci ha caratterizzato e che vogliamo si ripetesse in tutte le zone, è riuscire a dare un servizio gratuito proprio in questi centri camp che ci sono in tutta Milano, per quelli che chiamiamo summer camp o winter camp, delle attività per i periodi di vacanza per le persone che non si possono permettere di andare in vacanza, che non possono permettersi dei costi costosi. L'abbiamo già fatto in via sperimentale al CAM Romana per quest'estate e in questa una vacanza di Natale, altro momento clou per la gente che lavora dove le scuole sono chiuse, e ha avuto un grande successo, sono venute dalle altre scuole della città. Quindi questo è un elemento in cui noi vogliamo puntare, quindi un'educazione che guardi oltre di noi, oltre la semplice scuola. E nella scuola una cosa importante, solo a parte le attività di supporto alla didattica che facciamo con i fondi del diritto allo studio, eccetera, noi stiamo lavorando e cercando di ottimizzare, cerchiamo di migliorare quello che è l'utilizzo degli spazi. Ecco, il problema della zona 1 è che tutti vogliono gli spazi in zona 1, e anche quello che è l'edilizia scolastica, un grande patrimonio storico della città, ha dovuto cedere spesso il passo a mobilissime attività dal settore lavoro alla cultura, eccetera, ma in realtà ci ha privato di spazi per la scuola, e molte volte abbiamo dei problemi in cui non sappiamo più dove mettere i ragazzi, anche in progetti di eccellenza, dove magari parlerà una rappresentante genitori dell'Istituto Mi Complessivo Musicale. Ok? Flash? Bene così? Grazie!